Buongiorno a tutti, ci troviamo all'Istituto Alfieri di Magenta, un istituto scolastico prestigioso che ha aperto le sue porte agli studenti di Magenta del territorio fin dal 1966. Sono ospite della coordinatrice didattica Marina Armi. Buongiorno Marina. Buongiorno. Da quanti anni sei coordinatrice dell'istituto? Dal 96. Caspita, tanti. E poi vedo intorno a te alcuni docenti che poi ci presenteranno. Sì. Questo video, questa chiacchierata è per conoscere bene tutta l'offerta formativa dell'Istituto Alfieri. Ci puoi raccontare qualcosa di quelle che sono le peculiarità? Le peculiarità sono, è una realtà che, come hai anticipato tu, è presente dal 5 decenni, però si è un po' diversificata nel tempo e soprattutto c'è stata una sorta di discontinuità a partire dal 96, perché sono cessati corsi per magistrale, per scuola e istituto magistrale, e da quando io e i miei collaboratori, il mio collaboratore Ferrario non c'è in questo momento, però io, Ferrario e altre persone abbiamo rilevato, diciamo, questa realtà presente appunto da un po' di anni, e l'abbiamo orientata soprattutto su corsi di recupero, ma anche annualità singole per ragionieri, geometri. Ora non si chiamano, non hanno più questa definizione, si usa un acronimo, esatto, che è FM, CAT, ma in sintesi sono i vecchi ragionieri, istituto tecnico commerciale, istituto per geometri. La peculiarità è anche rappresentata dal essere presenti come forse unica realtà che attiva corsi serali, esatto, per lavoratori e bienni di recupero. Sottolineo bienni perché proprio evitiamo di far recuperare più di due annualità, e soprattutto vogliamo sottolineare che si possono recuperare gli anni di scolarità persa per molteplici motivi, certo, ma limitatamente secondo noi a pochi corsi di studio, certo, FM, il CAT, licei, non sicuramente liceo classico, non sicuramente liceo scientifico tradizionale. Pertanto non crediamo nel recupero così arbitrario di tutti i corsi di studio. Ci sono anche ragazzi, peraltro, che frequentano le singole annualità, perché la nostra è una realtà sì privata, però ha come valore aggiunto l'essere in classi numericamente esigue. Perciò alcune famiglie hanno l'esigenza di avere gli alunni, i figli molto seguiti, forse anche un po' coccolati, però questa è un po' la caratteristica che ci contraddistingue. I miei collaboratori sono, qui sono presenti solo alcuni, anche data l'ora, certo, peraltro stanno lavorando, li ho sottratti alle lezioni. Lezioni che poi non sono quelle per i ragionieri, geometri, licei, ma sono delle ripetizioni di cui magari poi parliamo. Però i miei collaboratori sono insegnanti di scuole statali che completano la cattedra presso Alfieri, o liberi professionisti, avendo noi prevalentemente corsi tecnici, appunto ragionieri e geometri, abbiamo ingegneri, architetti, dottori commercialisti, avvocati, che poi danno la loro esperienza, la loro professionalità anche all'Alfieri, per non insegnare solo dal punto di vista teorico, ma anche come
portano la loro esperienza certo. sul campo. Certo. Altri come Marica lavorano nel mondo dell'editoria, Simone Fantauzzi è un dottore, ha dottorato in chimica industriale, chimica organica, ha dottorato di ricerca, perciò si occupa di questo settore. Sicuramente poi qualcuno, come la sottoscritta, il mio braccio destro, che è appunto Maurizio Ferrario, che non è presente, scusate per il lombardo, ci occupiamo a tempo pieno ovviamente dell'Alfieri, altri non sono a tempo pieno, però ci danno ampia disponibilità anche in orari un po' improbabili. Come il professor Nebuloni, che si occupa dell'area scientifica, matematica, fisica, segue parecchi ragazzi anche degli altri dei licei, si occupa soprattutto delle ripetizioni, per, diciamo che ha un canale esclusivo quasi col Bramante, perché tantissimi alunni vengono dal Bramante, e anche la domenica mattina. Questa è una cosa interessante, perché poi, oltre alla qualità, che mi stavi dicendo, la possibilità di avere degli insegnanti dedicati. Anche alla domenica è veramente più unica che rara, lasciatelo dire Marina. Ma perché godono di tutta la nostra stima e la nostra fiducia, pertanto hanno le chiavi dell'istituto e gestiscono la loro agenda in modo molto autonomo, evitano così a me e a Ferrario un surplus di lavoro, perché altrimenti volendo ampliare proprio l'offerta anche in termini proprio temporali dovremmo dedicarci, sacrificare poi la nostra vita familiare, mentre loro sono veramente disponibili e di valore provato e consolidato. Senti Marina, oltre a questa che è, diciamo così, la struttura fondante dell'istituto, io so che voi siete molto conosciuti per le preparazioni a tutta una serie di esami e di prove scritte e orali. Parlaci di questo aspetto dell'istituto Alfieri. Sì, preparazione la possiamo così anche un po' classificare in questo modo. Preparazione ad esami di Stato, prosaicamente la maturità. Ecco, sta finendo, infatti in questi giorni stiamo somministrando simulazioni di colloqui, esami, preparazione ad esami di maturità di vari corsi di studio. Preparazione al recupero dei debiti scolastici, quelli che volgarmente poi possiamo chiamare, ma anche più semplicemente esami di riparazione, non ci sono più, sono i debiti, soprattutto nelle materie più ostiche, perciò matematica e fisica, latino e greco, chimica, inglese, tedesco, e infatti inglese e tedesco vengono anche le nostre docenti, che oggi non sono presenti, le nostre docenti preparano anche per sostenere le certificazioni internazionali nelle lingue europee, principalmente inglese e tedesco, meno spagnolo e più residuale anche francese. C'è comunque meno richiesta. Beh, comunque se qualche genitore volesse, sì, può venire, si informa e voi siete in grado comunque di dare magari qualche insegnante per la preparazione eventualmente dello spagnolo nella certificazione internazionale. Sì, in quanto soprattutto le richieste sono individuali. Esatto, cioè, abbiamo molti puntualizziamo corsi, questa cosa, individuali, che sicuramente hanno un costo diverso rispetto ai corsi collettivi, certo, però, ma l'istituto si impegna con un'estrema flessibilità anche come calendario, come orario nel mese di agosto, durante le vacanze di Natale,
in funzione della data dell'appello, della certificazione, per esempio, oppure esami universitari, eccetera. Allora, abbiamo molti corsi individuali, cioè lavoriamo sulle esigenze del singolo. Certo. Per quello che riguarda gli esami tecnici specifici, computer, voi avete anche... Sì, la preparazione, ecco, mi spiace non ci sia la presenza di Ferrario, che è il collaboratore che si occupa particolarmente delle CDL, è un acronimo e lo dirò in italiano, Meglio. meglio, per indicare, insomma, la patente europea del computer. Non solo la patente europea del computer che utilizza il pacchetto Office, ma anche il CAD. Perciò prepariamo per la certificazione europea la patente del CAD 2D e 3D, che è una certificazione molto valida e i cui corsi vengono tenuti da ingegneri, architetti molto specializzati. Tra l'altro sono molto richieste queste certificazioni anche per così da mettere nel curriculum se qualcuno poi vuole spenderle nel mondo del lavoro. Sì, nel curriculum delle competenze a livello scolastico, Esatto. In ambito accademico anche perché consentono di proprio di surrogare ad alcuni esami di informatica, perciò sostituiscono l'esame di informatica e poi la certificazione europea che l'AICA, che è l'ente appunto certificatore europeo, rilascia, è l'unica riconosciuta appunto nell'Unione Europea, con la stessa validità delle certificazioni internazionali Cambridge o altre che vengono richieste dai paesi dell'Unione. Per quanto riguarda però nel dettaglio questi corsi molto tecnici, mi limito appunto a dire che effettuiamo la preparazione soprattutto individualizzata, o qualora ci venga richiesto anche in piccoli gruppi, però non mi addentrerei nel dettaglio No, perché non adesso è mia stiamo facendo una competenza. chiacchierata per capire bene la varietà, insomma, il Sì. ventaglio ampio della vostra offerta formativa. Prima tu hai parlato di maturità, adesso termineranno gli esami di maturità, la prima cosa che viene in mente i test universitari per accedere a determinate facoltà che hanno l'obbligo Sì. del sostenimento del test. Preparate anche per questi tipi di Sì, in test? particolare sono chiamati proprio in gioco il collega Fantauzzi perché in quei test ci sono parecchi quesiti di chimica, biologia, logica, Logica logica, matematica. matematica, fisica, un po' meno l'area umanistica, tuttavia domande di cultura generale, per esempio sull'arte. Io, Marica e altre colleghe cerchiamo appunto di dare il nostro contributo anche nella preparazione dei test, però decisamente meno cospicuo rispetto all'area logico-matematica, scientifica e E chimica. comunque preparare un Però li test prepariamo, sì. universitario nei 2 mesi, tra virgolette, di relax dopo la maturità da soli è veramente un'opera titanica, lo so perché i miei figli l'hanno fatto. Avere il supporto di professionisti, di specialisti, di docenti comunque, quindi che sanno anche trasmettere i saperi e individuare quali sono le cose più importanti, secondo me è molto utile, sicuramente. E per quello che riguarda gli esami di, diciamo così, chiamiamoli vecchi esami di riparazione, durante l'estate, adesso, si pone il problema. Quindi, cosa deve fare un genitore che vuole che il proprio figlio comunque si prepari bene e possa essere comunque, possa recuperare i debiti? C'è gente che magari ne ha più di uno, quindi ha più difficoltà a mettere insieme, a organizzare soprattutto il lavoro. Sappiamo che il metodo di studio è la base, che molti ragazzi e ragazze, per quel motivo lì, per non avere un bel metodo di studio, un metodo di studio adatto a loro, non riescono poi ad arrivare. Quindi
Voi date delle indicazioni e li aiutate anche in questo senso? Sì, li aiutiamo in questo senso, anche se il primo consiglio è seguire i corsi di recupero che vengono attivati nelle scuole di provenienza, perché le scuole statali del territorio attivano corsi di recupero nelle principali discipline. Ci viene obiettato che quei corsi di recupero non siano molto efficaci in quanto sono costituiti, vengono costituiti gruppi troppo numerosi. Tuttavia il primo passo è seguire il corso della propria scuola. Qualora non sia sufficiente, sicuramente può non esserlo, trovano un supporto ulteriore nei miei collaboratori, sia per quanto riguarda proprio la rispiegazione degli argomenti in cui il ragazzo ha dimostrato più fragilità, sia soprattutto per l'acquisizione di un metodo di studio che può essere anche semplicemente insegnare come sottolineare, come prendere le note a margine, come ripetere, come elaborare le mappe concettuali, le quali mappe concettuali non sono appannaggio esclusivo dei DSA, ma servono a tutti, a chiunque. Sapere costruire non è facile, e la presunzione comunque dell'alunno e anche di alcuni insegnanti di prepararsele in modo autonomo si scontra poi con la difficoltà. E allora i miei collaboratori sono preparati anche in questo senso a rinforzare l'argomento, ma a fornire proprio una metodologia di studio che possa essere poi applicabile anche in più discipline e più argomenti, non lo stesso argomento. Il famoso saper fare, diciamo, dei tre sapere. In questo caso, poi a seconda delle scuole di provenienza, abbiamo delle criticità e delle realtà molto diversificate, perché Bramante ha dei tempi molto stretti, perché i ragazzi devono recuperare il debito entro la seconda settimana di luglio, l'Antonelli di Novara fa il recupero alla fine di giugno, però dà la prima prova d'appello, poi qualora non venisse sanato il debito concede anche una possibilità a fine agosto, altri istituti solo a fine agosto. Pertanto noi siamo particolarmente impegnati in questo periodo fino alla fine di luglio, poi c'è una piccola pausa di 15 giorni in agosto, e il periodo più proficuo per gli alunni, noi siamo meno d'accordo, però solo volerei, sono gli ultimi 10 giorni d'agosto. Perché i ragazzi hanno questa tendenza al cosiddetto rush finale. Allora io vengo il 23, dal 23 al 30 facciamo tutto, però sicuramente gli ultimi giorni d'agosto sono proprio la condizio sine qua non per non andare così in modo avventato a cercare di recuperare questi debiti. Il recupero viene fatto come una lezione one to one, cioè sì, a meno che non ci venga chiesto espressamente, però quello lo facciamo particolarmente per la preparazione alla maturità o ad alcuni esami universitari, di venire in due, però è una richiesta che viene direttamente dal ragazzo. Devono essere ragazzi, noi non crediamo molto nel recupero collettivo, nella ripetizione collettiva. Devono essere ragazzi, due, massimo tre, che abbiano comunque una omogeneità anche sia nel livello di ingresso che nell'obiettivo. Non è facile. Quindi diciamo perché poi si instaura proprio la doppia velocità. Mentre per preparare gli esami
gli scritti della maturità o gli esami universitari è più semplice lavorare anche con due o tre ragazzi, però ecco direi che tre è il numero massimo. La preparazione al recupero di eventuali debiti viene fatta ogni ragazzo, sì. Va bene. Io ti ringrazio Marina per questa elucidazione, ringrazio i professori che sono rimasti e niente, ci vediamo magari una prossima volta, così ci racconterai come è iniziato l'anno scorso. Come è iniziato e la restituzione di questi debiti, vediamo se li hanno sanati o no, perché grazie a Marina Agui, coordinatrice didattica dell'Istituto Alfieri, grazie professori, alla prossima. Grazie, buonasera.